Massimo Zaino, una nuova stagione per il Nettuno, sempre molti incarichi, oltre al direttore sportivo, allenatore dell'Under 21. Che sensazione c'è a continuare in questo progetto insieme all'Area Nettuno? Ringrazio ovviamente il Presidente per avermi confermato dopo l'anno scorso che abbiamo lavorato con difficoltà con l'Under 21. Quest'anno cercheremo di fare sicuramente meglio, abbiamo inserito un paio di due o tre elementi di valore e di classe che ci danno la possibilità di giocare meglio dell'anno scorso. Già abbiamo fatto delle amichevoli dove con le parietà siamo andati a vincere a Velletri domenica una bella partita, quindi spero quest'anno di fare un campionato mezza classifica, di centro classifica e di poter dare qualche giocatore alla prima squadra. Tanto già domenica, sabato ne ha convocato uno. Quali sono le emozioni nel vivere questo gruppo e questa società che ha comunque delle radici e degli scopi particolari? È una cosa bellissima perché Massimo è una persona squisita e quindi è un presidente che avrei voluto avere sempre, quindi è una società, una famiglia per me, quindi è come se fosse una seconda famiglia. Grazie Massimo, in bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi e crepi al lupo. Siamo qui con mister Fabrizio Gentile, mister della prima squadra. Quali sono le aspettative dopo questa chiamata per questa stagione? Io sono molto contento che il presidente mi ha cercato in estate per venire a allenare questa squadra. E le mie aspettative sono gara per gara. Non do mai aspettative per fine anno. Mi piace vincere ogni gara. Ogni gara fa sé. Non dico che una è facile, quell'altra è difficile, per me tutte le gare sono difficili. Penso alla prima gara, la prima gara cerco il massimo dei ragazzi per vincere la prima gara, poi penserò alla seconda. Questo è il mio pensiero del Carcia 5, non pensare di vincere il campionato in partenza perché alla fine la vince sempre solo e esclusivamente una squadra. Penso di poter fare un bel campionato con i ragazzi. Qui ritrovi il tuo maestro di sempre, Gino D'Ammando. Quali sono le sensazioni che hai a lavorare di nuovo col mister? Io il mister lo ringrazio perché mi ha cresciuto e cerco di fare le cose come ha fatto lui, sperando di fare meglio. Sarà molto difficile, però ci proviamo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Gino D'Ammando, vera anima di questa società dalla fondazione, e adesso l'inizio della scuola calcio, quali sono le ambizioni in questa fase di costruzione? Ma le ambizioni sono quelle da riportare questi bambini che ormai erano stati abbandonati perché qui il settore giovanile non l'ha fatto più nessuno, e levati tutti questi ragazzi che ho tirato fuori io, anche che giocano con l'Anzio, con le Falasche e compagnia bella, non c'è stato più un ricambio, non c'è stato più una persona che ha fatto il settore giovanile. E stanno, è venuta l'idea di cambiare un pochettino, dare delle direttive ad altri ragazzi per le altre squadre e riprendere il settore giovanile per i bambini per tirare su un complesso buono. Quindi oltre al settore giovanile e la scuola calcio, tante le novità in casa del Nettuno, come stanno rispondendo le famiglie e il territorio? Ma le famiglie stanno rispondendo bene perché ho visto negli allenamenti che sono seguiti dai genitori e sono tutti contentissimi di questa situazione, di questa cosa, anche perché siamo l'unici che abbiamo abbassato un po' i prezzi, perché c'è stato il settore giovanile che avevano portato prezzi ai stellari e noi invece stiamo facendo un lavoro molto bello e molto buono per questa, anche sotto il livello finanziario. Grazie mister e in bocca al lupo. Crepi il lupo. Ennesima stagione, ennesima presentazione, ennesimo inizio nel ricordo di una persona speciale. Le tue emozioni? Beh, come ogni anno, dal primo anno che abbiamo iniziato, le emozioni sono sempre le stesse, ma a volte si moltiplicano ancora di più, anche perché se riesci a dare continuità a questa società
perché pronto, le motivazioni sono grandi, sono forti, in particolarmente da parte mia, della nostra famiglia, della mia famiglia, soprattutto ecco mia moglie che oggi non è potuta stare qui presente con noi, perché diciamo ecco non sta tanto bene, però ci saluta e ci fa un grosso in bocca al lupo. Sicuramente è presente anche lei, ma la bellezza di questo progetto che seguiamo dal primo anno, ecco, è l'ampliare tutte le situazioni, l'ingrandimento della società. Abbiamo visto, ecco, abbiamo parlato della scuola calcio, oltre al settore giovanile, ogni anno un tassello in più. Sì, è una cosa che già erano un paio d'anni che lo pensavo. Quest'anno ecco con Gino D'Amando, visto che lui è stato promotore di tanti anni fa di una scuola calcio a 5 qui in zona limitrofe, ci siamo parlati, avevo detto volevamo iniziare questo percorso, lui è stato d'accordo, io pure. È una cosa bella vedere questi ragazzini che sgambettano su un campo verde, è una cosa spettacolare. E ecco, speriamo di. Quest'anno abbiamo iniziato, siamo iniziati abbastanza bene, speriamo di poter continuare meglio anche il prossimo anno. L'importante era iniziare. Insomma. Lo spostamento nel girone diciamo di Roma quest'anno è la grande novità per la stagione del Nettuno. Cosa ne pensi a riguardo? Che tipo di situazione ti prospetti a vivere rispetto al tradizionale raggruppamento di Latina che tanto eri abituato a frequentare? Niente, quest'anno è stata una sorpresa, non ce l'aspettavamo, convinti anche quest'anno di fare parte del raggruppamento di Latina a cui noi ci siamo sempre trovati bene. A distanza di 4 anni è la seconda volta che ci spostano a Roma, solo che quest'anno ci hanno fatto provare la sorpresa che le località diciamo, delle squadre avversarie sono ancora più distanti, la cosa ci ha un pochettino fastidito, perché giustamente avendo diciamo, la possibilità di poter giocare in zone più vicine tipo Latina, anche se noi siamo della provincia di Roma, però ovviamente geograficamente siamo più vicini a Latina che a Roma. Quest'anno addirittura ci hanno mandato addirittura oltre diciamo, Roma, perché tipo, abbiamo squadre come Subiaco, Tivoli, Cave, insomma ci hanno un po' penalizzato, anche perché noi abbiamo già un Under 21 che è una regionale, quindi ci penalizza sotto il punto di vista economico, perché queste trasferte sono veramente lunghe. Però le affrontiamo come ogni anno con la nostra forza e cerchiamo di andare avanti quest'anno con tutte le maggiori intenzioni. Nonostante le distanze chilometriche, nonostante il raddoppiare degli sforzi, nonostante la molteplicità delle risorse economiche che dovrai mettere in campo, però in ultimo ci sta sempre la volontà del ricordo e di fare sempre bene. Vero, vero, il ricordo di Emanuele è forte, noi ce lo sentiamo vicini, ce lo sentiamo vicini nel senso che in questo percorso che stiamo percorrendo insieme, la nostra famiglia e lui, e quindi ecco le motivazioni sono veramente forti, che se anche con le difficoltà economiche ci sono in questi ultimi tempi nel reperire sponsor, noi ce le mettiamo tutte le nostre forze per poter dare continuità a questo progetto. Presidente, prima di concludere c'è qualche persona che devi ringraziare in maniera particolare? Sì. Qualcuno che vi ha sostenuto in modo adeguato? Sì, vorrei ringraziare ovviamente ecco, mio figlio che diciamo con il negozio Athletics, negozio per correre, che lui cura tutta quanta la nostra vestizione già da un paio di anni, e quindi tutta la vestizione diciamo, della società diciamo, è curata da lui col negozio Athletics. E quindi ecco, grazie a tutti e alla prossima. Grazie a te Presidente. Grazie a voi.